Hai un abbonamento a Netflix? Benissimo, allora potresti essere interessato a scoprire qualcosa di più sul mondo dello streaming. Ciao, mi chiamo Giacomo Melani e mi occupo di strategia, innovazione e digital. Se sei interessato a questi temi per lavoro o per passione, allora sei sul canale giusto. Oggi vi racconto qualcosa sullo streaming TV. Il settore dello streaming online sta diventando sempre più affollato perché sempre più televisioni e network televisivi stanno entrando in questo mercato e quindi si innalza il livello di competizione. Come ci insegna Michael Porter con il suo metodo delle 5 forze, quando il mercato è molto redditivo, questo mercato attrae le attenzioni di tanti potenziali nuovi entranti che quindi entrano nel mercato, aumentano il livello della competizione e generalmente diminuisce il livello di marginalità. Cosa succede? Succede che nel tempo si innalzano anche delle barriere all'ingresso, ovvero è sempre più difficile entrare in questo mercato. Ed è quello che sta un po' succedendo nel mercato della televisione in streaming, perché è sempre più difficile entrare, soprattutto per due motivi. Il primo motivo è un motivo di tipo tecnologico: devi offrire una tecnologia di livello avanzato per erogare streaming in tutto il mondo a milioni di clienti. E un'altra barriera all'ingresso fortissima è la necessità di produrre nuovi contenuti. Infatti, per entrare in questo mercato non basta avere un catalogo di film, ma dobbiamo necessariamente produrre costantemente nuovi contenuti per soddisfare la domanda. E questo è l'elemento di maggiore difficoltà per una televisione che vuole entrare in questo mercato. Generalmente quello che sta succedendo adesso è che le televisioni che entrano sul mercato hanno libreria di titoli, tecnologia di fruizione e modello di pricing più o meno abbastanza simile. Tutti sono intorno circa alla decina di euro. Come abbiamo detto, il mercato è già molto affollato. Oltre a Netflix, che praticamente l'ha creato, sono arrivati Disney Plus, Apple TV, Amazon Prime, HBO e tanti altri. L'ultimo arrivato negli Stati Uniti è Paramount Plus, che ha aperto con una libreria abbastanza nutrita di titoli e serie TV e ha cercato di differenziarsi un po' con un accesso anticipato ai titoli di Hollywood e con la riedizione di vecchie serie televisive di successo. Perché è così difficile entrare oggi in questo mercato così affollato, anche se il prezzo dell'abbonamento tutto sommato è abbastanza irrisorio, $10 al mese? Perché non devi convincere qualcuno a spendere $10, ma devi convincere qualcuno a spendere $10 in più rispetto a quanto lui sta già pagando. Oppure devi convincerlo a lasciare un concorrente, lascia una televisione per abbracciarne un'altra. Perché è un problema pagare questi $10 in più? È un problema perché le ricerche ci mostrano che le persone non hanno 3, 4, 5, 6 abbonamenti, ma ne hanno in media uno e mezzo. Quindi comprano un abbonamento che è considerato un abbonamento base, un abbonamento primario, e poi corredano l'abbonamento primario di altri abbonamenti, generalmente uno o due massimo, che vanno a completare l'offerta dell'abbonamento primario. Chi sta vincendo in questa battaglia? In questo momento sta vincendo Netflix. Le ricerche ci illustrano che la maggior parte delle persone hanno già Netflix e considerano Netflix come l'abbonamento primario. Quindi gli altri arrivano come complementi. La stessa ricerca ci racconta come l'abbonamento a Netflix sia molto difficile da rimuovere, ovvero le persone sono, diciamo così, affezionate a Netflix e non hanno intenzione di sostituirlo. Questo grafico che vediamo, riferito al mercato americano, ci mostra la percentuale di persone che hanno oggi un abbonamento a una televisione rispetto alla prima metà del 2020. In questo grafico vediamo quindi che le persone che hanno Netflix oggi sono il 70% di quelle che lo avevano nel 2020. Quindi, fatto 100 gli abbonamenti del 2020, nel 2021 abbiamo 70 abbonamenti Netflix. Quindi la maggior parte delle persone ha conservato l'abbonamento a Netflix. Nel grafico potete vedere che tutti hanno avuto una grande caduta. Di questi, come potete notare, Apple TV è quello che ha avuto la caduta maggiore. Quindi ci fa pensare che la maggior parte delle persone hanno provato Apple TV nella versione gratuita, i primi 3 mesi gratuiti che di solito vengono offerti, ad esempio con l'acquisto di un prodotto Apple, e poi non ha rinnovato l'abbonamento. Quindi, come vedete, se io sono un potenziale nuovo entrante, mi scontro con questo fatto. Non è un mercato di sostituzione in cui le persone sostituiscono il concorrente con me, ma è un mercato di aggiunta in cui le persone che hanno già una base forte e molto stabile, che è quella di Netflix, aggiungono un concorrente. In pratica, quasi tutti hanno l'abbonamento a Netflix e gli altri sono soltanto un'aggiunta. Pensate ad esempio a una accoppiata fortissima: Netflix più Disney Plus. Netflix fortissimo sulle serie televisive e su un buon catalogo di film. Disney Plus ha un catalogo sterminato specialmente per una famiglia che quindi ha bambini, e quindi catalogo Disney
più tutte le acquisizioni che Disney ha fatto nel tempo, quindi tutto il catalogo Marvel, tutta Star Wars, eccetera. Una potenza di fuoco incredibile. Se noi già abbiamo un abbonamento Netflix più Disney Plus, questa è una accoppiata abbastanza, diciamo così, robusta e difficile da scalfire. Qual è il modello di business dello streaming TV? Ovviamente è un modello di business a subscription, ovvero voi pagate un abbonamento e con quell'abbonamento potete avere accesso a tutto il catalogo. Nel modello di business ci sono degli elementi di criticità. Uno è il meccanismo di pricing, che è appunto basato a subscription. Quindi dovete avere un numero importante di clienti per avere delle revenue interessanti, perché il prezzo generalmente di mercato è abbastanza basso. Cosa fanno le aziende per cercare di guadagnare qualcosa in più? Molto spesso, come fa Amazon Prime ad esempio, o anche Disney Plus, i film nuovi, le novità, le dovete acquistare. Al di là dell'abbonamento mensile, quindi se volete vedere quel film dovete pagare un extra. La proposta di valore quindi è critica, perché tutti stanno proponendo stessi prezzi, più o meno stessi cataloghi, più o meno stesse modalità di fruizione. Addirittura ho visto televisioni che hanno cambiato l'interfaccia per renderla il più simile possibile a Netflix, che è quindi detta la linea rispetto agli altri. Ma se tutti offrono la stessa cosa, le regole del gioco ci dicono che l'unica leva diventa la leva del prezzo. Quindi per differenziare l'offerta e uscire dalla regola del 10-15 euro, devo inventarmi qualcosa. E ci sono due strade che le televisioni stanno affrontando. Una strada è quella di vendere gli extra, ovvero tu devi pagare degli extra per accedere a contenuti aggiuntivi, come ad esempio un film appena uscito. L'altra strada che sta iniziando a perseguire qualcuno è quella di abbassare ulteriormente i costi introducendo la pubblicità. Quindi non sarebbe più un modello a subscription puro, ma un modello in cui paghi un abbonamento, magari questa volta di 5 euro, ma prima di vedere il film, o magari anche durante, ti guardi la pubblicità. Questo modello si applica benissimo alla serie, perché ovviamente potresti vedere della pubblicità a ogni inizio puntata. L'altra difficoltà della proposta di valore è proprio la produzione di contenuti. In questo mercato non basta avere una buona libreria di film, ma dobbiamo costantemente produrre nuovi contenuti da portare sul mercato per sfamare la voglia di visione dei miei clienti e per anzi essere appetibile rispetto ai miei clienti. Quindi devo lanciare numerose serie e serie che abbiano un impatto sul pubblico. Ancora una volta Netflix è avanti a tutti ed ha un ritmo di innovazione elevatissimo, perché negli ultimi mesi ha prodotto una serie TV dopo l'altra di grandissimo successo. È chiaro che quando si parla tantissimo di Casa di Carta, piuttosto che Bridgerton, piuttosto che La Regina di Scacchi, questo invoglia tantissimo le persone a comprarsi l'abbonamento e a cominciare ad entrare nel grande mondo Netflix. In questo momento Netflix è il coniglio che scappa, ovvero sono loro che fanno il mercato. Produzioni sempre più belle, sempre più interessanti, sempre più numerose, produzioni localizzate, perché una volta che facciamo le produzioni mondiali, il livello successivo è fare delle produzioni che sono anche localizzate per il paese, sia come produzione, quindi produzione italiana per l'Italia ad esempio, ma sia anche per gusti e per meccanismi. E quindi produzione continua di serie, come ad esempio film. I film che vengono lanciati continuamente, che all'inizio erano film per il cinema, che poi vengono portati nella televisione, ma che invece adesso sono film prodotti direttamente per la televisione, prodotti ad esempio per Netflix in esclusiva, e questo ovviamente attrae tantissimo il pubblico. Netflix ha detto che per il 2021 vuole produrre, quindi lanciare, un film a settimana. Quindi alla fine 52 nuove produzioni. Pensate poi anche alle varie stagioni delle serie. Bridgerton è finita con successo e già si parla di una seconda stagione. La nuova stagione di Casa di Carta è in produzione. Lupin arriverà d'estate con una nuova produzione. Il problema è che produrre contenuti dobbiamo investire tanto, ma proprio tanto. Ecco quindi perché le barriere all'ingresso sono così elevate. Voi arrivate su un mercato dove siete in un mercato non di sostituzione ma di aggiunta, quindi vi potete aggiungere già a chi c'è, e quindi già per questo le vostre possibilità di successo sono scarse. In più, per entrare sul mercato ed essere vincenti sul mercato dovete portare qualcosa di nuovo, e quindi produrre delle nuove serie, dei nuovi film che siano così interessanti da attirare le masse, e questo ovviamente è un elemento ancora di maggiore difficoltà. E la televisione tradizionale? Che facciamo della televisione tradizionale? La televisione tradizionale sta ancora abbastanza bene, perché comunque durante la giornata viene tenuta accesa e viene usata per fare compagnia. Ovvero, non tutti guardano Netflix da mattina a sera, magari nei weekend sì, ma durante la settimana molto spesso, specialmente nelle ore non serali, la televisione viene ancora oggi guardata tanto come strumento anche di compagnia.
Ci sono tante televisioni, c'è stata una frammentazione dell'offerta televisiva anche sui canali free, sono arrivati negli anni tanti canali interessanti, pensate a Real Time che ha cambiato anche il nostro modo di vedere la televisione, con programmi nuovi e interessanti. Chiaramente vediamo che ci sono sempre meno ascoltatori, i modelli cambiano abbastanza velocemente, quindi fossi una televisione tradizionale cercherei di capire come entrare bene nel mondo del digitale. In Italia particolarmente il calcio è uno di quei meccanismi che servono per agganciare le persone. Dal momento che c'è un fortissimo interesse nel calcio, molte persone fanno l'abbonamento a una televisione solo perché ha i diritti del calcio e quindi io riesco ad attirare e a farmi nuovi clienti grazie ai diritti del calcio. DAZN era una televisione che fino a pochi anni fa era assolutamente sconosciuta, ma oggi almeno tutti gli sportivi la conoscono molto bene perché è quella che trasmette le partite. E anche recentemente ha acquisito i diritti di nuove partite, per cui se voi volete guardare il calcio in televisione probabilmente dovrete fare un abbonamento a DAZN. E allora se siete una famiglia magari avrete Netflix più Disney Plus più DAZN. Chi altri può entrare oltre queste tre? Il problema sta negli investitori pubblicitari, perché la televisione ancora oggi è un ottimo strumento per fare pubblicità, soprattutto per quei mercati di massa che hanno bisogno di parlare con tante persone contemporaneamente. Pensiamo al food, ai beni di consumo ad esempio. Ecco, le televisioni in streaming stanno cercando di capire come fare a catturare gli inserzionisti per portarli anch'essi sul digitale. E quindi pubblicità prima e dopo i film, pubblicità all'interno della nostra interfaccia di scelta, quindi immaginate voi state scegliendo un film e intanto in un angolino vi vedete la pubblicità, oppure come fa già YouTube, pubblicità all'inizio o anche nel durante di un video, oppure i banner pubblicitari che scorrono in basso. Tutti questi metodi sono in fase di sperimentazione da alcune televisioni che cercano appunto di avere una revenue maggiore anche aprendosi agli inserzionisti e quindi passando da un modello a pura subscription a un modello misto, quindi abbonamento più pubblicità. E in questo modo riescono a avere possibili nuove revenue anche dagli investitori. Pensate a una televisione che fa un abbonamento base con la pubblicità incorporata, un abbonamento premium senza pubblicità. E in più le nuove uscite e le pagate extra. Sfida, arriverà secondo voi una televisione freemium, ovvero free più premium? Free, quindi visione gratuita con pubblicità, premium, visione a pagamento senza pubblicità, con magari anche degli extra a pagamento per i film appena usciti. Secondo voi ci sarà qualcuno che adotterà questo modello? Scrivetelo nei commenti. Secondo me forse le televisioni commerciali tradizionali potranno provare a testare questo tipo di modello. Ed eccoci arrivati alla fine, grazie mille per avermi seguito. Se sei un appassionato di questi temi, ovvero strategia, innovazione e digital, allora sei sul canale giusto. Fai like, commenta pure, risponderò a tutti i vostri commenti e soprattutto attiva la campanella per non perdere nessuno dei nuovi contenuti. Ciao!